Il sindaco di Matera, c'è cioè il presidente della provincia e chiaramente il presidente amico Vito Bardi della regione Basilicata. Sono venuto qua con il dottor Cuccio, che è alla mia destra, il capo della protezione civile. Come sempre stiamo facendo un giro di verifica del buon andamento della campagna vaccinale, ma soprattutto di verificare anche gli aspetti organizzativi. È chiaro, abbiamo visto quest'hub che in questo momento è funzionante, questo è un centro vaccinale, come sapete, da 10 linee, che può fare da 600 fino a quasi 2000 vaccini al giorno. Ieri la Basilicata ha fatto un ottimo stress test arrivando a 3700 vaccini e quindi è in piena capacità di raggiungere in maniera bilanciata a livello nazionale le 500.000 dosi, perché la Basilicata ha come suo obiettivo le 3.600-3.700, quindi lo stress test ha funzionato. Che cosa dire? Io voglio dare una buona notizia in terra lucana, che è questa. A parte le dosi che sono in arrivo, già arrivate, che sono 1.500.000 di Pfizer e le prime 180.000 Johnson & Johnson, dal 27 al 29 arriveranno a livello nazionale oltre 2.500.000 di dosi e poi dal 30 fino al 4-5 maggio, perché la settimana, il mese normalmente si chiude con i primi 3-4 giorni del mese dopo, arriveranno ulteriori 2.500.000, quasi 2.600.000 di dosi.